Mancano 2 giorni. Chi è che mi scrive? Ah! おはようございまOh, す。こcazzo! ちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますので、ご連絡差し上Perché? げました。今回は一人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。それでは失礼いたします。Arrivederci. Ma porca troia. Buongiorno. Un notiziario ha riportato che i casi aumentano in prossimità della luna piena. Sembra che ci siano più casi del mese scorso e il più alto numero mai riscontrato. E perché? Non saprei ancora. Spero solo che riusciremo a mettere fine a questa storia. Comunque, dovremo stare costantemente allerta. Effettivamente ci deve essere un motivo per cui questo mese sia stato così tanto pieno. Ehi, mi stai proprio fissando, eh? Che お疲succede? れ様であります。Riposati, da ora in poi io e te saremo sempre insieme, Phoenix-san. Oh, è ancora ben lontana da sembrare un essere umano, non sembra capisca ancora i sentimenti e conversazioni normali. Se ci riuscisse potrei formare un legame con lei. Tu che hai da dire? Stavi ascoltando quando parlava del festival culturale? Sì, direi. Che noia le caffetterie, ci vorrebbe qualcosa di divertente, tipo una caffetteria heavy metal. Eh beh, certo. Stai andando a casa, Starkun? Già, ci si vede. Ok, a dopo. Allora, calma un attimo, tesorino. Capisco tutto, ecco, oggi hai da fare? Io credo che quello che faremo sarà completare Chihiro. Stai andando a casa, ti andrebbe di un po' di compagnia? Non penso che il nostro legame si rafforzerà. Scusami. No, no, non è colpa tua, è che sto cercando di ottimizzare i tempi. Hai ragione anche tu, eh. Senti, potrei rafforzare il rapporto con il carro. Ok, se entriamo qua facciamo direttamente lui, ok? Ma se ci vado in un giorno in cui lui non c'è, che succede? Altra cosa. Ok, l'albero è ancora qui. Ho visto un vecchio che coglieva i cachi dall'albero. Non era nemmeno maturo. Eh beh, quindi da questo lato costruiranno un altro pezzo di edificio. Quindi, andiamo per logica. La scelta più giusta sarebbe fare lui ora. Così andiamo a finire anche lui. Allora, come va? Star, se hai tempo, possiamo parlare? Ah, certo. Parliamo allora. D'accordo, allora oggi il ramen lo offro io. Ti va bene il ramen, vero? Sì, dai, mangiamo il ramen. Ma non ce la faccio più ad aspettare. Ti amo. ラーメンのこれが最後かな。エミリーだ。エミリーと誰だ。まさか本気にするなんて思わなかった。 No, non ci voglio credere. No, ti prego. 子供だからきっと勘違いをしてたのね。Lo sapevo che avevo ragione, lo sapevo che avevo... Questa qui è stronza. 進学率のためだったの。感謝してほしいから、あの子が言いふらしてたみたい。他の子は。少しの辛抱だ。すぐに迎えに行って試験Porco 受けろ。due. 嬉しい。エミリー、そっか。今日だったんだな、出発。Porca troia, mi dispiace. 俺、それすら知らなくて、ついていくとか舞い上がって。俺。Allora, su con la vita è proprio la risposta più banale che puoi darci. E ridere sarebbe proprio da figlio di puttana. E se non ci mena o scappa via in lacrime, è già un miracolo. Quindi vabbè, facciamo la persona amichevole. Ci penso io. Di nulla, però. Non hai rovinato. Allora. Non hai rovinato nulla, Fra. Io te l'ho detto fin dall'inizio. Io ho avuto dubbi fin dall'inizio. All'inizio pensavo stesse mentendo. Poi in realtà sembrava che ci fosse davvero qualcosa. Un po' mi sono ricreduto. Ma il dubbio che fosse stato lui a fraintendere tutto, ce l'ho sempre avuto. Però poi continuava a parlare. Sembrava che davvero stesse andando a posto la situazione. Ma nulla mi toglieva dalla testa che sembrava impossibile questa situazione. Ma non per lui, ma per tutta la situazione in generale, cioè, boh. E niente, stasera niente ramen. Lo so. Emily, come
Borello, umanamente ti dispiace. Come confident non sarà il migliore, però ti dispiace ovviamente. Lo so, Fra. Ascolta, meglio così che avere la delusione per tutta la vita che tu non l'avessi potuta seguire. Cosa sarebbe successo? Ti si sarà rotto il cuore, per carità. Ma meglio questo che una bugia veramente fin troppo lunga. Meglio così, davvero, credimi. Risposta: e il ramen? Lo so. Poverino, un po' ti dispiace ovviamente. E sai cosa mi dispiace? Dover entrare di nuovo nella cazzo di... Ehi, non mi sono ancora presentato, vero? Mi chiamo Shinjiro Aragaki, ho già vissuto qui, ma non ti annoierò con i dettagli. Comunque, per farla breve, ti coprirò le spalle. Dopodomani ci sarà la luna piena. Sono certa che comparirà un'altra ombra gigante, quindi assicuriamoci di essere pronti. E sai come dobbiamo assicurarci di essere pronti? Ma pensa un po', già ci avviciniamo subito. Beh, in teoria, domani io posso ancora entrare. Potrebbe essere già un buon... Oh, mi vuoi aiutare con le piante? Ah no, vuole farsi... Esatto, vuole farsi spazzolare. Lo so, non adesso, scusami. Lo so, mi dispiace. Beh, è una scelta. Allora, se domani possiamo entrare tranquillamente... Ok, se non possiamo, ricarico il salvataggio. Ehi, voglio usare la cucina. Ci sono regole sugli ingredienti da condividere, i piatti che possiamo usare, una roba così. Vorrei che mi spiegassi un po' le regole della cucina. Mi cambierò il favore. Beh, se possiamo iniziare già a migliorarti, hai da fare? No, in teoria. Andiamo. Va bene, andiamo. Beh dai, ottimo. Il katsudon, buono. Preferisco il ramen. Lo fai tu? Grande. Ti voglio ringraziare e non puoi dire di no. Vediamo. Ho osservato Aragaki cucinare, bravo quanto uno chef professionista, addirittura. Il katsudon è pronto. Maiale croccante impanatura friabile con un uovo semicotto. Potrei mangiarlo tutto il giorno. Vacca boia. Porca miseria, sembra buono anche da qui. Beh, quello ovvio. Tutto con la pratica è possibile. D'accordo, grazie. Katsudon squisito. Sate. Sì, signore. Beh, grazie, dai. Speriamo quindi che oggi possiamo ancora entrare. Sarebbe proprio perfetto finire oggi. Aspetta, però. Mi è venuto un dubbio, cacchio. E se la persona da salvare era solo entro ieri? Ehi là, domani c'è la luna piena. Hai sentito? Il numero dei casi in città è salito alle stelle in questi giorni. Sì, ho sentito. Ma restano solo 4 di quelle grosse ombre. Magari si sentono messe all'angolo. O magari la prossima sarà incredibilmente forte. Ops, colpa mia. Non dovrei portare sfortuna. Comunque, ce la caveremo anche stavolta. Eh beh, certo, certo. Mi è venuto il dubbio però ora. Cacchio. Ehi, di nuovo lei. Beh, magari non era così un taglio profondo. Esatto. Bella domanda. Bella risposta del cazzo. Nessuno si capisce veramente. Ovvero? Sentiamo le sue grandi iniziative.
正義のヒーローをやってる時かな。今日と明日の間にある誰も知らない時間、そこは選ばれた力を持つ者だけの戦場。影の怪物から人々を守るため、ヒーローは今日も戦い続けると、まあそういう感じでさ、充実の瞬間っすよ。Sei un evocatore。鼻で笑って突っ込むとこだぜ。 Dubito che sappia ridere, mi sa。 それ、あなた一人で戦ってるの？ No, con i miei amici。 おいおい、間に受けんなって。誰も知らない時間の中なんでしょ？なら、誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて、誰も褒めてくれないのに戦ってる。 Esatto, e questa è la cosa giusta che lui non capiva。Brava ragazza, porca troia! So, meno male che lei l'ha capito! Beh, ma è vero. Però sta sorridendo. Cazzo, no, ho già capito. Sta cercando di prendere informazioni. Povero Junpei. Junpei. Cioè, io l'ho capito che tu ti stai prendendo bene, però. Persona te, cionorio che mi tai noga atte sa. Sole scaeru yatsu dake ga. No, Junpei. Kedo, dare demo persona scaeru wake jan nakte. Dakara, elaboreta nan nin kade tatakau shika nai. Nakama wa dachi toka senpai de sa. Kou mietemo.Una sola volta è successo, ma è stato un caso assurdo. Lei non capisco se sta facendo sul serio, se lo sta solo adulando. No. Dipende dallo scontro, ma no.結構大変なんだよな、リーダーってのも。ありがとう、純平。楽しかった。そっか。でも、もう時間。また明日、会いたい。Non credo proprio。また明日。No, domani non posso. Oggi le lezioni sono finite. Ok, mi è venuto un grande, grosso dubbio adesso, però. Che c'è qui? Sarà... Eh sì, è lui. Oh no, cazzo, anche tu però. Anche Mitsuru? Ma che volete tutti oggi da me? Scusa per la chiamata improvvisa. Sarò breve, volevo darti una cosa. Mi ha dato un pacchetto, all'interno ci sono dei documenti. Ti sarei grata se potessi portarla ad Aragaki. Digli che da parte mia, saprà cos'è, un modulo per reinserimento scolastico. Ok? Di sicuro lo sai già, ma Aragaki è uno studente della nostra scuola, al momento ha preso una pausa. Sei in buona salute e nel suo interesse tornare a frequentare le lezioni, ma qualsiasi cosa io o persino Akiko gli diciamo non ci dà retta, quindi cambio l'approccio, magari tu potresti riuscire a convincerlo. Dovrei accettare, posso contare su di te? D'accordo, ci proverò. Grazie, scusami se ti ho messo in mezzo. Mi scuso davvero per il disturbo, ma so che manterrai il riservo della questione. Se la cosa diventasse pubblica sarebbe ancora più difficile convincerlo. Di solito durante il giorno Aragaki è in quel punto di ritrovo vicino alla stazione. Quando hai un attimo potresti andare lì a cercarlo, conto su di te. Ok, quindi confident con lui? Ma porca miseria, oggi tutti assieme? Ah, ho ancora tempo per salvarlo? In teoria ho tempo. Certo che è proprio da stronzi darti una scadenza proprio all'ultimo giorno, eh. Riguardo Koro-chan, gli piace veramente stare all'ingresso del dormitorio, ma non sembra che sia per passare il tempo. Ti va di controllare come sta se lo vedi fuori, certo? Non adesso però, per favore. Ehi, bellezza. Ok. Ehi, Shinji, t'a posto? Poi. Di nuovo tu, cosa vuoi? Dovrei dare ad Aragaki il modo di reiscrizione che mi ha affidato Mitsuru? Proviamo. Vuoi discutere di qualcosa o che? De, nan no yo da? Tieni. Non de omae wa kore wa? Da. Naruhodo.
Beh dai, ieri abbiamo cucinato, siamo fra ora. Ci sei arrivato in fretta. Già, me l'ha chiesto. Beh, non è proprio una stronzata, eh. Anch'io volevo aiutare. Beh, perché siamo compagni ora. Levati dal cazzo proprio. Vatte! Strano. Come ieri? Ci conto, Assolutamente no. E se andassimo adesso? D'accordo, d'accordo. Certo, ti aspetto, D'accordo. Ci conto, Ovviamente lui non tornerà a scuola. Sono uscito dalla lettera, ho aumentato il mio coraggio. Beh, wow. Che magra consolazione. Meglio di nulla, per carità, però. Sei tornato. Domani è il gran giorno. Preparati ora che puoi. Sai come funziona. Domani resteremo in attesa al dormitorio. Sono super carico. Non mi importa dove e quando si farà vedere. È spacciata. Però oggi possiamo entrare? Cosa vuoi? La luna piena domani, no? Non dovresti prepararti invece di andartene in giro? Beh, se vuoi andare al Tartaro stanotte, verrò anch'io. Sì, è una scelta, infatti. Ti informo che dei raccolti abbondanti si rincontrano tracce umane. Lo so. Allora, so che non sono in sconto, ma andiamo a dare un'occhiata alle armi che il poliziotto ha da vendere. Anzi, sarebbe anche ottimo guardare se lei ha qualcosa da vendere. Maglio dell'orco, 174 chance di critico bassa. Niente eccezionale, Mjolnir, 350, madonna mia. Forza più 7. Cote del tuono e topazio. Beh, una volta preso il cote del tuono sembra fattibile. Cioè, perché lui, scusami, 350, pam, così all'improvviso? Ma tutti gli altri hanno armette del culo. Ecco, già questo, autoribellione. Onnice, Malachite, si può fare. È il momento di entrare nel Tartaro, troviamo Fuka. Eccoti qua, ciao. Scusami, non è il momento di leggere, dobbiamo andare nel Tartaro. Oi. Dimmi. Sì, vuoi entrare in formazione oggi, vero? Ovvio. Certo. Bravo ragazzo. Ok, ti metto subito in squadra. Devo livellarti, ovviamente. Ovviamente, distaccato da tutti. Vestito e bracciale, uniforme al sesso, stile invernale, Yasugami, Shujin e vestito scuro. Chissà di chi è il vestito scuro, Ma guarda un po', il principe Akechi oscuro, Quasi quasi, per adesso glielo lascio. Dunque, dove si trova la persona scomparsa? 113 e 117. D'accordo, andiamo subito allora. Ah, è un martello. Mi ricorda tantissimo il modello di quello che c'aveva Ryuji. Oh, già una porta? Beh, dai, è facile da abbattere questo. Bello. Beh, ci sta il vestito di Akechi. Capisco la scelta. Quindi, prendiamo il primo forziere, nella speranza sempre che appaia l'orologio. Perfetto, ecco Akechi. Vediamo com'è la sua persona, allora. È strano vedere Akechi che si spara in testa, Però il vestito è adatto, veramente adatto. Ok, carina. Ma madonna mia, proprio una martellata quadrizzum sulla capoccia. D'accordo, rapido rapido, porta della monade. Oh, un leone oggi. Facile facile, addirittura due. Beh, direi che la scelta a questo giro è d'obbligo. Più oggetti, più soldi. Chissà se valgono anche le cose all'interno dei forzieri, quindi. Beh, non lo so, però speriamo. Ed ecco qui la persona scomparsa. Certo che mannaggia, te proprio all'ultimo giorno ti devi far rapire. Perfetto, eccola qui. Torniamo all'entrata. Niente più persone da cercare e quindi possiamo allenare.